Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando all'Aquila perché verrà effettuata oggi all'ospedale San Salvatore l'autopsia sul corpo del piccolo Tommaso, il bambino travolto da un'auto mercoledì scorso nella scuola dell'infanzia di Pile. Intanto il legale della famiglia, Tommaso Colella, chiede riservatezza per preservare i genitori del piccolo colpiti duramente. Si terrà oggi all'ospedale San Salvatore dell'Aquila l'autopsia sul corpo del piccolo Tommaso, il bambino di 4 anni rimasto ucciso nel tragico incidente accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso nella scuola dell'infanzia di Pile, frazione del comune capoluogo di regione. Tommaso è investito da una Passat con a bordo un bambino di 12 anni, parcheggiata da una mamma di 38 di origini bulgare, scese per riprendere i due gemellini, partita in discesa per cause in corso di accertamento, che ha colpito a morte Tommaso, ferendo altri 5 piccoli, bimbi ricoverati a Roma e all'Aquila che non sono però in pericolo di vita. Ad effettuare l'esame alla presenza dei legali delle famiglie coinvolte e dei rappresentanti delle varie istituzioni l'anatomopatologo Giuseppe Calvisi. Ieri era stato fatto un tentativo per evitare l'esame autoptico. Secondo quanto si è appreso, dopo l'autopsia la salma del piccolo sarà riconsegnata alla famiglia che poi fisserà la data dei funerali. Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini condotte dalla squadra mobile coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. In attesa della fissazione dell'interrogatorio della giovane mamma indagata per omicidio stradale, stamattina è stata affidata la perizia sull'automobile tesa a capire meglio la dinamica e le cause e in particolare come la Passat si sia sfrenata. Un guasto, negligenza della donna oppure responsabilità del figlio 12enne. La famiglia di Tommaso chiede riservatezza. Noi ci sentiamo tutelati dalla Procura dell'Aquila. Chiediamo, preghiamo tutti di portare il massimo rispetto a questa famiglia così duramente colpita. Così l'avvocato Tommaso Colella, legale dei genitori del piccolo morto nella tragedia dell'asilo Primo Maggio. L'avvocato prosegue spiegando che la famiglia non vuole rapporti con i mezzi di comunicazione. Non vogliono essere ripresi. Capiamo, ha continuato Colella, che tutti lavorano, ma cerchiamo di preservare la loro vita. Partita questa mattina nel complesso del Lanciano Fiera, la 60ª edizione della Fiera dell'Agricoltura. Non solo esposizioni, ma anche convegni per quello che si conferma l'evento del settore più grande del centro Sud Italia. E per questo andiamo in diretta proprio a Lanciano, dove vedo collegato Stefano Recanati, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Stefano, giornata d'apertura di Lanciano Fiera. A te. 60 candeline quelle che spegne oggi qui a Lanciano la Fiera dell'Agricoltura, una fiera che negli anni ha cambiato volto sempre di più andando incontro a quelle che sono le nuove tecnologie proprio nel settore agricolo. E anche appunto per questo quest'anno per la prima volta chi verrà a visitare la fiera che accoglie 250 espositori potrà farlo acquistando il biglietto online. Dunque anche la Fiera Nazionale dell'Agricoltura, che come abbiamo detto bene in apertura è una tra le più grandi, è quella più grande, possiamo assolutamente dirlo, del centro sud Italia, potranno dunque venire in fiera nei giorni di oggi, domani e fino a domenica, potranno entrare acquistando un biglietto online. Anche di questo ha parlato in sede di presentazione questa mattina alle ore 11 il presidente del Lanciano Fiera, Franco Ferrante, che ascoltiamo. È una 60ª edizione che è partita alla grande, una fiera dell'agricoltura che torna nei suoi mesi canonici, una fiera che si conferma leader nel centro-sud Italia. Sì, abbiamo circa 250 espositori, un numero impressionante di biglietti online che siamo già riusciti a vendere, nonostante che è la prima esperienza importante in questo senso. Cerchiamo di mantenere al massimo anche i sistemi di sicurezza con tutte le dovute garanzie. 60º anniversario non poteva che essere migliore di questo, anche con il sole che bacia in un modo o un altro la Fiera di Lanciano. E i nostri espositori sono stati importanti. Hanno presentato qua gli ultimi modelli, le nuove tecnologie,
i nuovi trattati in agricoltura e quindi sono stati importanti, nel senso che sono stati il nervo centrale di questa manifestazione. È presente alla 60ª edizione della Fiera dell'Agricoltura anche l'assessore con delega all'agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, che ha parlato dell'internalizzazione dei prodotti, dei frutti della terra della nostra regione, e poi ha lanciato un messaggio a tutti quei lavoratori che ogni giorno lavora sui campi per far sì che i prodotti della Regione Abruzzo siano sempre più importanti. I produttori che hanno sofferto prima la pandemia e adesso la crisi geopolitica con il rincaro delle materie prime. Noi crediamo che l'internazionalizzazione sia un elemento fondamentale per la nostra regione. Noi abbiamo dei prodotti che hanno un valore qualitativo enorme, però hanno un valore economico, diciamo così, il costo che è sotto la media nazionale, e noi dobbiamo essere in grado di promuoverli, sui mercati, soprattutto internazionali, perché lì si può trovare il giusto prezzo, che poi è quello che potrebbe rendere reale quello che è il valore, quindi la possibilità di essere economica e quindi di reggere le aziende, di poter dare lavoro e di guardare al futuro con importanza, e l'internazionalizzazione diventa importante. Noi lo stiamo facendo con ARAP su dei progetti specifici come Braccio Attuatore, ma stiamo facendo una grande collaborazione con le Camere di Commercio, cioè noi stiamo cercando di costruire, ed è questa la novità perché non si è mai fatto, un sistema che punti sull'internazionalizzazione come obiettivo principale. Chiudiamo, cosa si sente di dire ai tanti espositori che sono oggi qui, ma anche a chi non c'è, a chi ogni giorno lavora con fatica sui campi? Il valore dei nostri prodotti sia la forza su cui ripartire, sapendo che gli agricoltori in generale, ma quelli abruzzesi, sono ancora più tenaci, resilienti e soprattutto di lungimiranza. Io credo che ci sarà e può esserci una prospettiva molto importante per questo settore di crescita e di riferimento a livello nazionale. Siamo una regione che sotto questo aspetto è poco conosciuta e noi stiamo lavorando su questo. E questa è stata anche l'ultima fiera del presidente Franco Ferrante, che chiude il suo mandato decennale, e di questo ha parlato il primo cittadino di Lanciano, Filippo Paolini, che ascoltiamo. Oggi c'è stato anche il saluto del presidente che lascia il suo mandato. È già pronto un altro nome, ci sarà già il successore già scelto? Sì, è stato già scelto dal sottoscritto, per rispetto al presidente che ha lavorato alacremente per realizzare con mille difficoltà questa rassegna, perché vedete qua anche di personale a disposizione. Quando io feci il presidente eravamo 7-8 persone che lavoravano sull'organizzazione della fiera, adesso praticamente una persona, compreso il presidente, non è pensabile che si possa andare avanti così. È stato fatto un grande lavoro, ma non è una questione politica o partitica. È un normale turnover. Anch'io, quando mi dimisi nel 2001, venne sostituito da altro presidente, ma questo vale per l'amministratore. Il sindaco passa, la città resta, la filiera resta, i presidenti passano, è normale, un normale turnover del quale non bisogna meravigliarsi. Tutti i presidenti hanno fatto un ottimo lavoro, compreso Franco, che tra l'altro non staremmo qui a festeggiare i 60 anni se i precedenti presidenti non avessero fatto un grande lavoro, per cui io ringrazio tutti e ringrazio naturalmente anche il presidente, auspicando che la prossima presidenza, il prossimo consiglio sappia fare anche meglio, perché è una scommessa, anche meglio di quanto fatto negli ultimi 60 anni. E ci si attende un grande flusso di gente in questi giorni. Ricordiamo che la fiera apre alle 9 e chiude alle 19, quindi sabato e domenica grande afflusso qui a Lanciano, e per una fiera che, come vedete alle mie spalle, fa rifiorire il futuro. Da Lanciano e tutti, io ringrazio per l'assistente tecnica Gianluca Centofanti, linea che può tornare a voi. Grazie a Stefano Recanati. Noi rientriamo e andiamo avanti con il nostro telegiornale. È stato il ministro Maria Cristina Messa a dare il benvenuto ai 42 nuovi studenti afghani che studieranno per i prossimi anni all'Università di Teramo. Il loro arrivo in Italia
stato frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto l'impegno delle più importanti istituzioni locali e nazionali. Tania Bonici Castelli. Un grande lavoro di squadra ha permesso di accogliere all'Università di Teramo 14 studentesse e 28 studenti afghani che frequenteranno nei prossimi anni i corsi di laurea dell'Ateneo Teramano. Il loro arrivo in Italia è stato complesso e difficile, un progetto che ha visto l'impegno delle istituzioni locali e nazionali. A dare il benvenuto a questi nuovi universitari è stato il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, che in collegamento da Roma ha ringraziato Teramo e ricordato il ruolo degli Atenei per quanto riguarda il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. Che sensazione hai avuto di questa realtà appena sei arrivata? Hanno passato una sezione molto molto terribile, che eravano 7-8 mesi solo chiusi dentro casa e non uscivano anche fuori, anche per un giorno. Per questo dici che siamo molto felici che siamo riusciti a venire qua per studiare. Motore dell'iniziativa l'Associazione Salam, in stretta collaborazione con i vertici dell'Università di Teramo. Devo dire un lavoro corale, un'operazione forse unica a livello nazionale, a livello internazionale, unica soprattutto per quanto riguarda il numero e unica anche per la rappresentanza femminile. Adesso questi ragazzi si devono formare e si devono integrare, sta a noi cercare di farlo nel modo migliore possibile, ma il cuore dell'Università di Teramo è grande e lo dimostreremo anche in questa occasione. Questo progetto è un sogno che è diventato una scommessa, una sfida che abbiamo vinto. È nato perché abbiamo sentito la responsabilità di rispondere alle immagini che passavano in televisione quando vedevamo le donne e i giovani dopo il ritorno al potere del governo talebano, che cercavano di uscire, cercavano di trovare una opportunità di vita diversa, e quindi abbiamo cercato di creare, proprio di passare dalle idee ai valori, ai fatti, alle azioni. Una scommessa vinta nonostante gli ostacoli, non solo per il nostro territorio, non solo per l'Università di Teramo, ma per l'Abruzzo e per l'Italia. Davvero una storia a lieto fine per questi 42 ragazzi afghani che avranno la possibilità di condividere la cultura e le libertà occidentali. A mettere loro le ali la Fondazione Tercas, che ha sostenuto economicamente le loro spese di viaggio. Come immagine è bellissima pensare di aver dato le ali a questi ragazzi per volare, per andare oltre confini geografici, ma soprattutto confini mentali fatti di preconcetti, di una cultura della disuguaglianza e della prevenzione riguardo alle donne soprattutto, e quindi una grande gioia vederli finalmente qui. Godiamo della nostra parità, approfittiamone e cerchiamo di esprimere al massimo le nostre potenzialità di donne. Due episodi in circostanze e momenti differenti, ma con un'unica matrice: la violenza verso le donne. Per questo gli ultimi giorni due uomini sono stati tratti in arresto nella Marsica. Vediamo. Atti persecutori e violenza domestica nei confronti della moglie sono le accuse rivolte a un 42enne di Avezzano arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. I militari sono stati chiamati a intervenire dopo ripetute molestie e minacce da parte dell'uomo nei confronti della donna, costretta a trovare riparo nell'abitazione della madre. L'uomo è stato arrestato dopo aver raggiunto il domicilio della donna perché continuava a inveire nei suoi confronti, minacciandola di morte anche in presenza della pattuglia intervenuta. I carabinieri hanno proceduto all'arresto immediato del 42enne, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e violenza domestica nei confronti della moglie. L'uomo è stato trasferito in un istituto penitenziario della capitale e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Avezzano. I militari del Comando Provinciale Carabinieri di L'Aquila sono formati per gestire gli interventi secondo le procedure del Codice Rosso. I risultati ottenuti recentemente dimostrano anche la sinergia con la magistratura. Nei giorni scorsi è stato eseguito un altro arresto nella Marsica per il reato di aggressione e tentata violenza sessuale. Anche in questo caso la vittima, una giovane donna. In manetta è finito un quarantenne del posto. Lo scorso marzo la ragazza aveva denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita da un uomo che aveva tentato di violentarla. L'aggressione è avvenuta di sera, dopo che la giovane aveva concluso il proprio turno di lavoro. Sulla strada di casa è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto che l'ha bloccata, cominciando a palparla. La ragazza è riuscita a reagire e gridare, mettendo in fuga l'uomo, che prima l'ha però colpita al volto con alcuni pugni.
Grazie al racconto dettagliato della ragazza e agli accertamenti che sono seguiti, i militari hanno individuato con esattezza l'identità dell'assalitore. Prezioso in questo caso è stato il contributo delle testimonianze e le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza della città di Celano. Le risultanze delle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, hanno permesso di richiedere l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP e immediatamente eseguita dai carabinieri. Ancora cronaca, un ciclista di 41 anni, nato a Lanciano e residente nel Chietino, è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale accaduto a Mozzagrogni ed è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara, in prognosi riservata. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno stabilizzato l'uomo, a causa delle gravi condizioni è stato deciso il trasferimento al Santo Spirito. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto. Inaugurato a Pescara il primo degli erogatori d'acqua potabile che saranno installati nelle scuole così da ridurre l'utilizzo di bottigliette di plastica. E vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Ragazzi a scuola con la borraccia metallica piuttosto che con le bottigliette di plastica. Questa mattina a Pescara, nella scuola Illuminati di via Regina Elena, è stato inaugurato il primo degli erogatori d'acqua potabile a portata di bambino che saranno installati negli istituti del capoluogo adriatico. L'obiettivo è quello di ridurre l'uso della plastica, sensibilizzando gli studenti all'ecosostenibilità. Continuiamo il percorso di adesione al plastic free, ossia ad una educazione e sostenibilità ambientale, tra le quali anche quella di apprezzare i prodotti della terra, e tra questi sicuramente c'è l'acqua che è fondamentale, ma soprattutto la nostra acqua è buona, in questo caso ulteriormente, perché parliamo di un erogatore non a caso a forma di goccia, se avete notato, per tutti i plessi scolastici e che aiuta i bambini, i ragazzi a capire l'importanza dell'acqua, la bontà dell'acqua, perché essendo microfiltrata sarà monitorata e controllata regolarmente, a capire però che l'acqua è buona e che si riduce in questo modo anche il consumo della plastica sul territorio, che sappiamo bene essere tra i vari inquinanti, se non ben conferiti, per la nostra terra. Presto gli erogatori saranno installati in tutte le scuole pescaresi, ha dichiarato il vice sindaco Santilli. I comprensivi a Pescara ne sono 10, i plessi scolastici ne sono 54 e tutte le scuole saranno coperte da questa bellissima attività. Questi erogatori dell'acqua saranno posizionati in tutti i plessi scolastici di Pescara, dove ai ragazzi faremo capire l'importanza dell'eliminazione della plastica. Questo è un obiettivo che noi come amministrazione comunale ci siamo dati dal primo giorno e lo stiamo portando avanti e lo porteremo avanti fino alla fine. Una giornata in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino a 30 anni dalla loro scomparsa. A Mosciano Sant'Angelo domenica dedicata a convegni legati al tema della legalità e la presenza anche della fanfara della Polizia di Stato. L'importanza che abbiamo voluto patrocinare questa manifestazione per il 30° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dei due magistrati siciliani che per il loro impegno che hanno profuso, rappresentavano e rappresentano tuttora il simbolo della lotta alla mafia, quindi della legalità, dello Stato, del rispetto delle leggi, delle regole democratiche, e non potevano essere accettate da parte del Comune. Siamo onorati per questa iniziativa che si fa qua a Mosciano, quindi ci sarà un convegno. Siamo anche onorati di ospitare la fanfara della Polizia di Stato, ormai qui a Mosciano è di casa, questa è la terza volta che viene, quindi si chiuderà la serata con questo evento che pensiamo sia una cosa buona anche per la cittadinanza. Diciamo che noi stiamo affrontando degli eventi culturali nell'intero anno. Certamente la figura di Borsellino e Falcone nel merito, diciamo, perché il 23 si svolge a Capaci, diciamo, a Palermo. Noi abbiamo optato per il giorno 22 per ricordare questa figura e anche abbiamo interferito con le scuole del nostro paese. Proprio in virtù di questo faremo questa iniziativa proprio, e dove il paese sicuramente risponderà abbastanza numeroso.
Quali saranno le iniziative allora? Le iniziative sono un convegno all'aula consiliare sulla figura di Borsellino e Falcone, dove parteciperanno diverse autorità di prestigio come relatori, poi in piazza si terrà il concerto della fanfara della Polizia di Stato che parteciperanno a questo evento, a cui noi già ringraziamo fin d'ora tutti coloro che hanno aderito per far sì che questa figura, queste figure possano essere commemorate al meglio. Io sono veramente lieta e felice di questo evento e ringrazio l'associazione Vittorio Beltramba che ha organizzato una manifestazione così importante a Mociano Sant'Angelo. L'importanza di ricordare il tragico evento è fondamentale per le future generazioni, non dobbiamo dimenticare la battaglia di Falcone e Borsellino per combattere l'omertà che è alla base del sistema mafioso. Runner da tutta Italia a Pescara questa domenica per la Maratonina del Mare, l'evento podistico che partirà dallo stadio Adriatico Cornacchia. Vediamo. Domenica si corre a Pescara con la Maratonina del Mare. Oltre 1000 atleti da tutta Italia parteciperanno all'evento podistico con partenza e arrivo allo Stadio Adriatico. Un evento sportivo che torna con la 7ª edizione dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia e che è rivolto a ogni tipo di atleta, tant'è che è prevista la doppia distanza, competitiva e non, così come le modalità passeggiata e camminata. Finalmente sì, si torna a correre ed è un grosso obiettivo, considerate che abbiamo fatto 1300 iscritti e se fate un attimo un'analisi di quello che è successo in Abruzzo, noi siamo forse la prima gara in assoluto che fa questi iscritti, quindi è un ottimo risultato. Considerate anche che l'85% degli atleti sono di fuori regione, ne verranno molti da Roma, da Napoli, dalle Puglie, quindi abbiamo fatto una gara che è una gara che porta la città di Pescara a una visibilità territoriale e nazionale. Domenica alle 6 c'è la partenza di Silvia Furlani, la disabile di distrofia muscolare, e verrà accompagnata da una nostra atleta. Poi alle 9:30 ci sarà la partenza della gara. Gli atleti arriveranno già dalle 7:30 per poter ritirare il pettorale che si ritirerà alla tribuna Maiella. E diciamo che ci sarà la partenza alle 9:30 della mezza maratona, poi c'è la 10 km, c'è la passeggiata da 6:30 e c'è la camminata da 2,5 km. Abbiamo messo queste altre distanze per dare la possibilità a tutti di partecipare e di coinvolgere un po' tutta la cittadinanza pescarese. Finalmente dopo 2 anni e mezzo a causa della pandemia torna finalmente la Maratonina del Mare, un evento attesissimo. Avremo 1300 persone provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale, runners provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Francia, veramente un evento importante che va a testimoniare l'importanza della manifestazione tra le gare podistiche italiane. Una 50ina di studenti universitari sono in Erasmus, arrivati sulla spiaggia di Silvi per un progetto che prevede sport e divertimento. L'Erasmus non è solo studio e divertimento, ma anche sport e scoperta del territorio. In uno stabilimento balneare di Silvi arrivano ragazzi da università di tutta Europa e non solo, grazie a un progetto che vede la collaborazione tra la scuola di SAP e la rete Erasmus di Chieti Pescara. Siamo riusciti a portare appunto quasi 50 ragazzi, studenti Erasmus da Pescara, sono venuti con il treno e li abbiamo coinvolti in queste attività per lo più sportive, quindi come vedete alle mie spalle stanno praticando un po' di stand up paddle, SUP l'acronimo, un pochettino di approccio anche al surf, e lì intanto ecco, facciamo qualche torneo di beach volley, bocce, diciamo che l'obiettivo è quello di far scoprire questo territorio, in particolare Silvi Marina, e di far vedere che anche questo periodo, maggio, che noi consideriamo bassa stagione, è perfetto per passare del bel tempo al mare, divertendosi e fare uno scambio culturale con la località, in questo caso Silvi Marina. Praticamente sono studenti che studiano, fanno un gemellaggio da loro università qua in Italia e noi praticamente gli facciamo in modo che loro si inseriscano in questa società nell'ambito italiano, quello che è, in tanti tipi, a livello organizzativo e burocratico anche, perché c'è bisogno di fare tantissimi documenti per restare qua, come il permesso di soggiorno e varie cose, e noi li aiutiamo proprio su questo punto, gli diamo un sostegno diciamo, e in più per
gli studenti italiani che vanno a fare Erasmus a altri parti, pure diamo un po' delle specifiche cose che debbano fare all'estero quando andranno. Sport, ancora nessuna novità a Teramo sul fronte societario con l'interessamento di Spinelli, che finora però non ha ancora portato la fumata bianca. A Pescara, in caso di mancati accordi, il presidente Sebastiani invece ha già ribadito che è pronto a ripartire. Tra poco vedremo questo servizio, intanto vi diamo una news di pallavolo, perché in A3 domenica appuntamento speciale al Pala Santa Maria di Pineto, dove l'ABBA di Pineto ospita il Prata di Pordenone per gara 2 della finale promozione in Serie A2. Si giocherà alle 18 con ingresso a 1 euro soltanto. A causa della sconfitta dei pinetesi in gara 1, in caso di vittoria abruzzese si disputerebbe la bella, cioè gara 3, decisiva per passare di categoria, giovedì 26 in terra friulana. In B2 femminile, domani alle 20, in programma gara 2 per il Teramo in casa del Ponte San Nicolò. Le ragazze del Futura, se vorranno conservare una speranza di arrivare in B1, dovranno superare col massimo punteggio le atlete padovane. E adesso è pronto il servizio di calcio, che fa il punto sulle questioni societarie riguardanti Teramo e Pescara. Se a Pescara, dopo l'eliminazione playoff, si attende ancora di capire quale prospettiva ci potrebbe essere per la prossima stagione, al netto della possibile permanenza di Daniele Sebastiani come presidente, che continua a trattare la cessione in tutto e in parte del club biancazzurro, a Teramo qualcosa dovrà per forza di cose venire fuori, visto che continua da giorni lo stallo, perché in fondo una quadratura del cerchio non si è ancora trovata e l'interessamento dell'imprenditore Giuseppe Spinelli per il momento tale resta. Passi in avanti, pochi finora, con una tifoseria che freme e cerca di capirci qualcosa, che tuttavia resta ancora tutto da decifrare. Sembrava si fosse ad un passo dalla fumata bianca, ma lo stato attuale non pare essere in programma nessuna cessione imminente né eventuali incontri con il primo cittadino Gianguido D'Alberto. Cosa accadrà, posto che manca quasi un mese alla definizione di tutte le pratiche per l'iscrizione al prossimo campionato? Possibile che nei prossimi giorni qualcosa possa muoversi. Nel frattempo, come normale che sia, vige il più stretto riservo su quelli che saranno i prossimi passi. Altrettanto evidente che di tempo ce n'è ancora, ma non moltissimo, anche perché qualunque trattativa di qualunque tipo dovrà inevitabilmente confrontarsi con il parere del Tribunale di Roma, che in questo frangente gestisce il futuro della società sportiva. Ancora troppo presto per dire come e quando si concluderà questa vicenda e se in serbo ci siano anche strade alternative da poter percorrere in caso di fumata bianca che stenti ad arrivare, o se, come emerso nelle ultime ore, Spinelli possa essere protagonista di una sponsorizzazione del Teramo senza rilevarne le quote. Tutt'altra storia invece sul fronte Pescara. Anche qui però il riservo è massimo, ma a differenza di Teramo, in caso di mancato accordo tra il presidente Sebastiani e i vari gruppi con i quali sta intavolando discorsi per passare la mano in tutto e in parte, il massimo dirigente ha ribadito lunedì ai nostri microfoni che in ogni caso non avrà problemi ad iscrivere anche da solo la squadra al prossimo campionato di Lega Pro, che il Delfino stavolta non potrà sbagliare. No, io se potessi chiuderei domani mattina. Non, la data limite, ripeto, il Pescara si deve iscrivere, adesso deve pensare a fare. Quando sento gente che parla a vanvera e non si rende conto di quello che c'è da fare da qui al 22 di giugno, verrà tutto garantito. Queste cose le deve fare il sottoscritto, e ancora una volta le farà. Insomma, l'estate entra nel vivo e anche le temperature, non solo quelle riguardanti le condizioni meteo, si innalzano. Trovare gli assetti per farsi trovare pronti allo start della stagione 22-23. Il tutto mentre i playoff devono ancora designare chi raggiungerà in cadetteria sul Tirolo, Modena e Bari. Questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento col TG6 alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.